In un video precedente abbiamo visto il bilanciamento delle ossidoriduzioni mediante il metodo delle semireazioni. Abbiamo anche delineato uno schema che ci permette di operare più o meno in maniera standard, e questo schema prevede innanzitutto il riconoscimento della ossidoriduzione. Una volta fatto questo, bisogna separare la reazione in semireazioni. Le semireazioni vanno bilanciate. Per far questo si parte bilanciando le masse degli elementi che si ossidano e si riducono, e questo evita di avere problemi quando si incontrano molecole tipo Cl2 oppure lo ione Cr2 o 7-, del quale bisogna tener conto che gli elementi che scambiano elettroni sono due, oppure ad esempio il fosforo. In questo caso sono quattro gli elementi che scambiano, quattro gli atomi che scambiano. Una volta avendo bilanciato le masse, si procede al salto elettronico. Quindi, se necessario, bisogna bilanciare le cariche. Noi negli esempi precedenti l'abbiamo sempre fatto con H+, ma vedremo in questo video che si può operare anche con OH-. Dopo aver bilanciato le cariche, bisogna sistemare gli atomi di idrogeno e gli atomi di ossigeno aggiungendo l'acqua. Una volta fatto questo, le due semireazioni dovrebbero essere bilanciate indipendentemente l'una dall'altra, per fare in modo che il numero degli elettroni ceduti sia uguale al numero degli elettroni acquistati. Si fa il minimo comune multiplo tra il numero degli elettroni e alla fine si sommano le semireazioni. In questo video vorrei continuare una breve rassegna di ossidoriduzioni, sempre in ordine di difficoltà, e qui andremo ad esplorare delle situazioni un po' più particolari. Iniziamo con la quinta ossidoriduzione numero 5, nella quale il biossido di azoto, l'NO2, diventa ione nitrato, NO3- e ione nitrito, NO2-. Quello che colpisce subito è il fatto che abbiamo una sola specie chimica dalla parte dei reagenti. Mettiamo i numeri di ossidazione e vediamo poi come comportarci. Ossigeno meno 2, quindi azoto più 4. In questo caso l'ossigeno è sempre meno 2 in tutti i composti, quindi non sto a scriverlo. Qui l'azoto, affinché questo ione abbia carica meno 1, dovrà avere il numero di ossidazione più 5 nello ione nitrato e nello ione nitrito più 3. Cosa vediamo? Che l'atomo di azoto passa dal numero di ossidazione più 4 al numero di ossidazione più 5, quindi subisce un'ossidazione. E passa anche dal numero di ossidazione più 4 al numero di ossidazione più 3, quindi una riduzione. Sulle prime una cosa del genere può creare un po' di disagio, ma se proviamo ad immaginare un certo numero di molecole di NO2 nel nostro campione che viene fatto reagire, e immaginiamo che un atomo di azoto doni un elettrone a un suo simile, vediamo che la situazione è abbastanza normale. Semplicemente qui lo scambio di elettroni, invece di avvenire tra specie chimiche diverse, avviene tra specie chimiche uguali, cioè tra simili. Questo atomo di azoto, quando cede un elettrone, aumenta il suo numero di ossidazione, quindi passerà da più 4 a più 5, quindi diventerà un ione nitrato. Questo atomo di azoto da più 4 a più 3 diventerà uno ione nitrito. Stessa cosa questo atomo di azoto più 5 più 3. Questa categoria di reazioni nella quale è la stessa specie chimica a ossidarsi e a ridursi si chiamano dismutazioni. O disproporzionamenti.
Vediamo un po' come si bilanciano. Iniziamo a seguire il metodo delle semireazioni come abbiamo sempre fatto, cioè scriviamo la specie che si ossida, quindi in questo caso l'NO2 che diventa NO3-, seguito da sempre l'NO2 perché lui si ridurrà, che diventerà NO2-, che diventerà ione nitrito. Copiamo i numeri di ossidazione, azoto più 4 nello ione nitrato, azoto più 5, azoto più 4, azoto più 3. Vediamo un atomo di azoto a sinistra e un atomo di azoto a destra, quindi siamo tranquilli. Per passare da più 4 a più 5 deve perdere un elettrone. Bilanciamo a questo punto le cariche. Vedo una situazione di neutralità a sinistra e a destra vedo due cariche negative, quindi che bilancerò con 2H+. A questo punto, per bilanciare le masse, utilizzo l'acqua e qua vedo due atomi di idrogeno, quindi inizio subito a mettere una molecola d'acqua, più acqua, e vedo che così sistemo anche l'atomo di ossigeno, perché a sinistra ho tre atomi di ossigeno e a destra ho tre atomi di ossigeno. La prima semireazione è bilanciata. Passiamo alla seconda, nella quale l'azoto passa da più 4 a più 3, quindi acquista un elettrone. Le cariche sono già bilanciate perché ho una carica negativa a sinistra, una carica negativa a destra e anche le masse. Azoto, azoto, due atomi di ossigeno, due atomi di ossigeno. Queste due semireazioni sono pronte per essere sommate, anche perché il numero di elettroni scambiato è lo stesso, 1 e 1, proprio come lo schema che ho disegnato. Faccio una riga dritta e sommiamo, chiaramente tralasciando gli elettroni che sono uguali, quindi scriveremo due molecole di NO2 più acqua a dare NO3- più NO2- più 2H+. Andiamo a contare gli atomi, 2 di azoto, 2 di azoto, 3 e 2, 5 di ossigeno, 2 per 2, 4 più 1, 5, 2 atomi di idrogeno, 0 cariche, perché queste si bilanciano tutte, si annullano tutte, 0 cariche. Quindi la nostra dismutazione è bilanciata. Come si opera quindi? Semplicemente scrivendo le due semireazioni ripetendo il composto che si ossida e si riduce. Dato che abbiamo sempre bilanciato in ambiente acido, cioè usando gli H+, scriviamo la sesta redox e la bilanciamo in ambiente basico, cioè usando gli OH-. In questo caso prenderemo come campione il cloro, che diventa cloruro Cl- più Cl O3-. A colpo d'occhio si vede che è una dismutazione perché abbiamo solamente una specie chimica a sinistra. Abbiamo il cloro con numero di ossidazione 0, che diventa cloro con numero di ossidazione meno 1 e cloro con numero di ossidazione più 5, perché l'ossigeno è meno 2, per 3 meno 6 deve avanzare una carica negativa, quindi più 5. Come prima, dividiamo questa reazione nelle due semireazioni, quindi scriviamo Cl2 a dare ione cloruro Cl-, bilanciamo subito le masse perché vedo qui due atomi di cloro e questi due atomi di cloro con numero di ossidazione 0, affinché diventino due ioni cloruro, hanno bisogno di due elettroni. Le cariche sono bilanciate e non è necessario aggiungere altro. Questa prima semireazione è completa. Passiamo alla seconda, nella quale vediamo sempre il cloro Cl2, che diventa ione clorato.
Cl O3 meno. Passiamo dal numero di ossidazione 0 al numero di ossidazione più 5. Dobbiamo subito tener conto che gli atomi che si ossidano sono 2, quindi il salto elettronico sarà da 0 a 5 di 10 elettroni, perché gli atomi sono 2. Quindi gli elettroni che scriveremo a destra saranno 10. 10 e meno. È il caso ora che si bilancino le cariche, perché qui non vedo cariche, qui vedo 12 cariche negative, che bilancerò dall'altra parte aggiungendo 12 OH-. Semplicemente, se avessi dovuto bilanciare con H+, li avrei messi da questa parte, gli OH- li metto dall'altra parte. A questo punto c'è da bilanciare gli atomi di ossigeno e di idrogeno. Quindi se usiamo come linea guida gli atomi di idrogeno, vediamo 12 atomi di idrogeno, quindi inizio a mettere 6 molecole di acqua e vediamo se tutto torna. Perché 6 molecole di acqua mi danno 12 atomi di idrogeno, come questi 12 atomi. Abbiamo anche 12 atomi di ossigeno, 2 per 3, 6 atomi di ossigeno, 6 atomi di ossigeno danno 12 atomi. Sommiamo. Non prima di aver moltiplicato per 5 questa prima semireazione, affinché anche lei scambi 10 elettroni come quella sottostante. Ora sì che possiamo sommare. Abbiamo 5 molecole di cloro più una molecola di cloro, quindi fanno 6 molecole di cloro, 6 di Cl2, più 12 OH-. A dare 10 Cl meno più 2 di ClO3 meno più 6 di acqua. Contiamo 6 per 2, 12 atomi di cloro, 10 più 2, 12 di cloro, 12 di idrogeno, 6 per 2, 12 di idrogeno. Gli ossigeni sono a posto perché sono 12. 6 più 6, 12. Le cariche sono 12 negative, 10 più 2, 12 cariche negative. Quindi abbiamo bilanciato anche questa semireazione, nella quale abbiamo visto che il cloro è la stessa specie che si ossida e si riduce. Questa volta però facendo ricorso all'ambiente basico, cioè invece di utilizzare H+, abbiamo utilizzato OH-. Il procedimento è lo stesso, cambia solamente la posizione nella quale si mette prima l'OH- e dopo l'acqua. Se avessi bilanciato in ambiente acido avrei messo gli H+ a destra e l'acqua a sinistra, ma il risultato, i coefficienti stoichiometrici sarebbero stati identici. I casi che abbiamo coperto fino adesso, diciamo che riguardano il 95% delle redox che si possono trovare in ambito chimico. Adesso con la settima redox iniziamo a vedere un caso un po' più particolare, c'è cioè qualcosa di un po' più esotico. Quindi prendiamo la settima redox e andiamo a vedere l'abbrustolimento della pirite. Quindi vediamo l'FeSO2 quando viene trattata con ossigeno e dà Fe2O3 più SO2. Come deve essere bilanciata. Allora partiamo mettendo i numeri di ossidazione e in questo caso già vediamo una particolarità perché lo zolfo non può raggiungere l'ottetto quando nel nostro ragionamento sui numeri di ossidazione, in quanto il ferro non può avere il numero di ossidazione più 4. Allora in questo caso lo zolfo dovrà accontentarsi di avere il numero di ossidazione meno 1 e il ferro numero di ossidazione più 2. Il ferro non può avere il numero di ossidazione più 3, perché questi due atomi di zolfo devono essere identici, quindi non può dare un elettrone e mezzo a ogni atomo di zolfo. L'ossigeno è elementare, quindi numero di ossidazione 0, in questo caso ossigeno meno 2, ferro più 3, ossigeno meno 2, zolfo più 4. Vediamo che il ferro passa da più 2 a più 3, quindi si ossida.
Ma vediamo anche che lo zolfo passa da meno 1 a più 4, quindi si ossida anche lui. E l'ossigeno invece è la specie che si ridurrà. Per fare questo, spezziamo le nostre molecole nei singoli atomi, cioè bilanciamo il salto elettronico di ogni singolo atomo. In questa maniera avremo i coefficienti stoichiometrici del ferro, dello zolfo. Sarà poi l'ossigeno a dare il giusto numero di ossigeni meno 2, che una volta sommati daranno il bilanciamento finale. L'importante però è rispettare la stechiometria che viene già data dalla reazione. Vediamo un po' come ci si deve comportare. Ora iniziamo a scrivere le semireazioni, che stavolta saranno 3, perché vedo 3 cambiamenti. Quindi iniziamo a scrivere il ferro più 2. Questa sarà un po' laboriosa, ma è solamente perché dovrò andare passo passo. Una volta che uno ci fa un po' l'occhio, molti passaggi potranno essere snelliti. Io vedo del ferro più 2 che diventa ferro più 3. Vedo anche dello zolfo meno 1. Che diventa dello zolfo più 4. Dato che questi elementi sono legati tra di loro, dovranno essere legati anche tra di loro per quanto riguarda i salti elettronici, cioè dovremo rispettare una ben precisa stechiometria. Questo perché dalla formula della pirite vedo che il numero di atomi di zolfo deve essere il doppio del numero di atomi di ferro e vedo che i prodotti di reazione sono, nel caso del triossido di ferro, sono delle coppie di moli di ferro, cioè il ferro viene prodotto a coppie di moli. In questo caso quindi devo iniziare a mettere un 2 davanti a questo atomo di ferro e sono vincolato da questa scrittura, perché io vedo che si formano 2 atomi di ferro alla volta. Questi 2 atomi di ferro mi costringeranno a far reagire 2 atomi di ferro, nel caso della pirite. E la formula della pirite mi costringe ad usare un numero di atomi di zolfo che è il doppio rispetto al numero di atomi di ferro. Quindi avrò 4 atomi di zolfo. Questi 4 atomi di zolfo dovranno essere anche questi 4 atomi di zolfo. Questo ragionamento un po' laborioso ci permetterà poi di risparmiare moltissimo, moltissimo tempo. Perché in pratica si risolverà tutto in addizione. Facciamo il salto elettronico. Abbiamo 2 atomi di ferro più 2 che diventano 2 atomi di ferro più 3, quindi perderanno 2 elettroni. Abbiamo un atomo di zolfo meno 1 che diventa un atomo di zolfo più 4, quindi salta di 5 elettroni, ma visto che gli atomi di zolfo sono 4, salteranno di 20 elettroni. E adesso noi stiamo praticamente facendo ossidare 2 moli di pirite. Queste 2 moli di pirite forniranno 22 moli di elettroni. Questi 22 moli di elettroni devono essere in qualche maniera prese dall'ossigeno. L'ossigeno, che parte da ossigeno con numero di ossidazione 0, quindi O2, che diventa atomi di ossigeno con numero di ossidazione meno 2. Quindi parte da 0 e arriva a meno 2. Dato che ho 2 atomi di ossigeno, dovrò mettere 2 atomi di ossigeno da questa parte e questi 2 atomi, per raggiungere il numero di ossidazione meno 2, avranno bisogno di 4 elettroni ciascuno. 4 elettroni per ogni molecola di ossigeno. Una volta bilanciata la semireazione dell'ossigeno, devo fare il minimo comune multiplo. Tra cosa? Tra tutti gli elettroni che scambia la pirite, quindi tra questi 22 elettroni, e tra questi 4 elettroni dell'ossigeno. Quindi il minimo comune multiplo sarà tra questi 22 e tra questi 4.
Il mio comune multiplo è 44, quindi moltiplicherò per 2 questa reazione e per 11 quella sottostante, di modo che scambino 44 elettroni una e 11 per 4, 44 elettroni l'altra. Faccio la solita linea retta e sommo. Se sto attento a moltiplicare, dovrei trovare 2 per 2, 4 atomi di ferro 2 più, 4 atomi di ferro più 2, più 4 per 2, 8 atomi di zolfo meno 1. Più 11 molecole di ossigeno e dalla parte dei reagenti dovrei aver finito. Dalla parte dei prodotti avrò 4 atomi di ferro più 3, più 4 per 2, 8 atomi di zolfo con numero di ossidazione più 4 e 2 per 11, 22 atomi di ossigeno o meno 2. 22 atomi di ossigeno con numero di ossidazione meno 2. Ora il lavoro quale sarà? Sarà quello di comporre questi atomi in modo da ottenere le molecole soprastanti. Quindi io con 4 atomi di ferro più 2 e 8 atomi di ferro di zolfo meno 1 riesco a fare 4 molecole di pirite, 4 di FeS2, più 11 di O2 a dare. I prodotti devono essere Fe2O3 più SO2, quindi andrò a scrivere Fe2O3 più SO2. Con 4 atomi di ferro riuscirò a costruirmi 2 moli di Fe2O3 e con 8 atomi di zolfo 8 molecole di SO2. Andiamo a vedere se effettivamente ho usato 22 atomi di ossigeno per costruire questi miei prodotti. 8 per 2, 16 atomi di ossigeno. 2 per 3, 6 atomi di ossigeno, ho effettivamente usato 22 atomi di ossigeno meno 2. E questi 4 atomi di ferro e 8 atomi di zolfo mi danno 4 moli di pirite. Il bello del metodo delle semireazioni è che il livello fino al quale si possono scomporre gli elementi nelle semireazioni è proprio a livello atomico, cioè uno può prendere i singoli atomi, fare il salto elettronico, sommare, e poi alla fine, mediante una specie di algebra della chimica, ricomporre le specie chimiche. Adesso andiamo a vedere una reazione simile, però con una particolarità nell'attribuzione del numero di ossidazione degli elementi. Per far questo mi serve spazio. E andiamo a iniziare l'ottava reazione, l'ottava redox. In questo caso andremo ad arrostire non più della pirite ma del solfuro di carbonio, quindi del CS2. CS2 più ossigeno ci darà CO2 più SO2. Vi preannuncio che i coefficienti stoichiometrici saranno più decenti rispetto a quelli dell'esercizio precedente. E qua arriva la parte interessante, perché dobbiamo mettere i numeri di ossidazione del solfuro di carbonio. E qua ci possono essere due strade. Iniziamo con lo scrivere la formula di Lewis del solfuro di carbonio. Abbiamo il carbonio, il centro, cambiamo colore, facciamo il giallo, abbiamo il carbonio al centro,
e i due atomi di zolfo a sinistra e destra con i loro doppietti. Se si guardano alcune tavole periodiche di alcuni libri di testo, eccetera, eccetera, si vede che il carbonio e lo zolfo hanno la stessa elettronegatività, 2,5 se non sbaglio. Allora, dato che nel video precedente, anzi in due video precedenti nei quali parlavamo di numeri di ossidazione, abbiamo detto che ci si immagina che l'elemento più elettronegativo strappi gli elettroni di legame all'elemento più elettropositivo, dato che zolfo e carbonio, se dovessimo seguire l'elettronegatività di alcuni testi, in cui riporta circa 2,5, sono identiche, allora non possiamo far altro che mettere il numero di ossidazione 0, 0 e 0. E questa è una cosa che mette piuttosto a disagio i chimici o comunque chi si occupa di chimica, perché è sempre abituato ad avere numeri di ossidazione negativi. Lo zolfo legato al carbonio con un numero di ossidazione 0 è una situazione un po' insolita. Forse sarebbe meglio scrivere, attribuire i numeri di ossidazione con una struttura, come dire, in una maniera più simile a quella dell'anidride carbonica. Dato che lo zolfo sta sotto l'ossigeno, istintivamente a una persona viene naturale scrivere i numeri di ossidazione in questa maniera. Cioè, copiamo, ops, e appunto, dato che faccio riferimento all'ossigeno, è venuto proprio da scrivere ossigeno. Zolfo è un po' un omologo dell'ossigeno, quindi la cosa più naturale da fare sarebbe quella di scrivere zolfo meno 2, zolfo meno 2, carbonio più 4. Abbiamo detto nel video sui numeri di ossidazione che non c'è nessuna corrispondenza tra il numero di ossidazione e la realtà fisica del nostro elemento, ma servono solamente per bilanciare le redox. Vediamo adesso che sia in questo caso, sia in questo secondo caso, il risultato non cambia. Cioè noi possiamo attribuire i numeri di ossidazione in questa maniera o in questa maniera, nella quale abbiamo usato la stessa regola, ma con delle premesse lievemente diverse, il salto elettronico per quanto riguarda il solfuro di carbonio non cambierà. Io direi quindi di risolvere la stessa redox in parallelo, usando la prima volta questi numeri di ossidazione e la seconda volta questi altri. Comunque sia, il numero di ossidazione dell'ossigeno sarà sempre 0, scritto magari un po' più fine, sempre 0. Il numero di ossidazione del carbonio sarà, nel caso della CO2, è più 4 e anche quello dello zolfo nell'SO2 sarà più 4. Quindi se prendiamo in considerazione questo primo caso, cosa vedo? Vedo un atomo di carbonio con un numero di ossidazione 0, scrivo da questa parte, un atomo di carbonio con un numero di ossidazione 0, un po' più grande, che diventa un atomo di carbonio con un numero di ossidazione più 4. Quindi passo da 0 a più 4. E un atomo di zolfo con un numero di ossidazione sempre 0, che diventa un atomo di zolfo con un numero di ossidazione più 4. Come nel caso della pirite, queste due semireazioni vanno viste come fossero un'unica entità. La stechiometria del solfuro di carbonio mi costringe a utilizzare due atomi di zolfo, a mettere due atomi di zolfo a sinistra e due atomi di zolfo a destra, facciamo i salti elettronici. Un atomo di carbonio quando passa da 0 a più 4 perde 4 elettroni. Due atomi di zolfo quando passano da 0 a più 4 perdono 8 elettroni. Quindi globalmente perderanno 12 elettroni. Se invece avessimo usato questi secondi numeri di ossidazione, avremmo visto che il carbonio rimane immutato perché passa da più 4 a più 4, quindi né si ossida né si riduce. Sarà lo zolfo invece ad ossidarsi, passando da meno 2 a più 4. Quindi dovremmo scrivere zolfo
con numero di ossidazione meno 2, che diventa zolfo con numero di ossidazione più 4. Sempre la stechiometria del solfuro di carbonio ci costringe a usare due atomi di zolfo, e questi due atomi di zolfo che passano da meno 2 a più 4 saltano ognuno di 6 elettroni, quindi il totale sarà di 12 elettroni. Quindi l'ossidazione e la trasformazione del solfuro di carbonio, sia che si considerino i numeri di ossidazione 000 o meno 2, 4 o meno 2, scambiano sempre 12 elettroni. Se ci scriviamo sotto il passaggio per quanto riguarda l'ossigeno, quindi se scriviamo il solito ossigeno O2 che diventa O meno 2 con numero di ossidazione meno 2, mettiamo sempre i due atomi di ossigeno e i 4 elettroni, questa la possiamo copiare tranquillamente, 4 elettroni più molecola di ossigeno a dare 2 di ossigeno meno 2. Proviamo a bilanciarle e a vedere cosa succede. Proviamo a sommarle. La prima e la seconda. In questo caso, anzi in tutti e due i casi, dovremo moltiplicare per 3 la reazione dell'ossigeno in modo che scambi 12 elettroni. A questo punto sommiamo. Abbiamo in questo caso possiamo già scrivere direttamente CS2 più 3 molecole di ossigeno a dare un atomo di carbonio più 4. Più 2 atomi di zolfo più 4, più 3 per 2, 6, O2 meno, ossigeno con numero di ossidazione meno 2. Se componiamo questi elementi, vediamo che con 6 atomi di ossigeno possiamo scrivere una molecola di CO2, quindi qua scriveremo CS2 più 3 di O2 a dare CO2 più 2 di SO2, e abbiamo usato tutti e 6 gli atomi di ossigeno. In questo caso scriveremo che avremo due atomi di zolfo meno 2, due atomi di zolfo con numero di ossidazione meno 2, che diventano due atomi di zolfo più 4, pardon, sto copiando erroneamente. Quindi avremo 2 atomi di zolfo meno 2 più 3 di O2 più 3 molecole di O2 a dare 2 atomi di zolfo più 4 più 6 di O2 6 di ossigeno meno 2. Allora, in questo caso ci manca qualcosa per poter scrivere la reazione di partenza. Dato che siamo partiti con dello zolfo meno 2 e quindi non abbiamo scritto il carbonio perché ha numero di ossidazione più 4 e rimaneva immutato, nessuno ci vieta di aggiungere un atomo di carbonio più 4 a sinistra e a destra della nostra redox. Quindi possiamo scrivere qua sotto un atomo di carbonio più 4. E anche dall'altra parte aggiungere un atomo di carbonio più 4.
Quindi, una volta fatto questo, che è perfettamente lecito perché, come nelle equazioni possiamo aggiungere o togliere qualsiasi cosa a sinistra e a destra dell'uguale, anche nelle reazioni chimiche possiamo aggiungere atomi a destra e a sinistra dell'uguale, purché chiaramente siano lo stesso atomo e nello stesso numero. In questa maniera possiamo scrivere CS2 come prima, quindi CS2 più 3DO2 a dare CO2 più 2 di SO2. Stesso bilanciamento, la reazione è identica. Quindi i numeri di ossidazione abbiamo mostrato più che altro che purché si utilizzi la stessa regola, si utilizzi lo stesso metodo, anche se danno numeri di ossidazione diversi gli stessi atomi, non cambia nulla perché non hanno nulla di fisico, non sono cariche, sono semplicemente delle etichette che servono per bilanciare le reazioni redox. Concludiamo con la nona ossidoriduzione, famosissima in chimica analitica. Stiamo parlando dello ione tiosolfato, l'S2. O 3, 2 meno, che reagisce con lo iodio a dare lo ione tetrationato S4O6 2 meno più ioduro. La cosa divertente qua sono i numeri di ossidazione, perché? Lo iodio chiaramente è un numero di ossidazione 0. Qui abbiamo l'ossigeno che ha un numero di ossidazione meno 2, meno 2 per meno 2 diventano meno 6, devono avanzare due cariche negative, quindi lo zolfo sarà più 2, perché più 2 per 2 sarà più 4, meno 6 per l'ossigeno darà il 2 meno della la carica dello ione tiosolfato. In questo caso invece abbiamo l'ossigeno sempre meno 2, quindi abbiamo 12 cariche negative. Lo zolfo dovrà controbilanciare 10 cariche negative, quindi dovrà dare 10 cariche positive, perché due cariche negative dovranno avanzare. Queste 10 cariche positive dovranno però suddividersi in 4 atomi, quindi ogni atomo avrà un numero di ossidazione pari a più 2,5. Caso strano, stranissimo. Questo, come al solito, non significa nulla di drammatico, ma semplicemente che gli atomi di zolfo nello ione tetrationato sono diversi. Quindi, quando io vedo un 2,5, non vedo altro che la media dei numeri di ossidazione. Nel video sui numeri di ossidazione abbiamo visto che questo capita anche negli idrocarburi, abbiamo fatto l'esempio del propano. Questa redox si bilancia esattamente come tutte le altre. Quindi, separiamo l'S2O3 2 meno, che diventa tetrationato, S4O6 2 meno, e lo iodio, l'I2, che diventerà I meno. Lo zolfo con numero di ossidazione più 2, qui con il numero di ossidazione più 2,5. Qui ho due atomi di zolfo e qui quattro atomi di zolfo, quindi la prima cosa è moltiplicare per 2. Quattro atomi che passano dal numero di ossidazione 2 al numero di ossidazione 5 sono quattro atomi che perdono in pratica mezzo elettrone, quindi il salto sarà di 2 elettroni. Vedo quattro cariche negative, quattro cariche negative, quindi questa semireazione è bilanciata. 4 di zolfo, 6 di ossigeno, 6 di ossigeno. Passiamo a quella sottostante, nel quale lo iodio, numero di ossidazione 0, passa al numero di ossidazione meno 1. Subito metto due atomi di iodio. Questi due atomi di iodio, anzi questi due ioni ioduro, per formarsi, dovranno provenire da una molecola di iodio che prende 2 elettroni. Anche in questo caso è bilanciata. Posso sommare direttamente perché
due elettroni da una parte e due elettroni dall'altra, quindi scriverò due ioni tiosolfato, 2 di S2, 3, 2 meno, più iodio, a dare tetrationato S4O6 2 meno più due ioni ioduro. In questo caso, ovvero il numero di ossidazione con la virgola o frazionario, se si preferisce, è un caso estremamente raro, però ho voluto fare questa reazione perché è fondamentale per la iodometria. Con questo concludo, ci vediamo al prossimo video.